Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Salve a tutti, salve pubblico! È un ristorante, non si urla in sala. C'è il tavolo dei tre giudici, Andrea Grignaffini. Dario Cassini. Prima ci illudi col pupazzo gnaffo, poi uscirà nei negozi di giocattoli il pupazzo gnaffo. Lo stiamo mettendo a punto, se col cucchiaio o se con l'occhiale, non lo sappiamo ancora. Lo deciderà sul suo blog Chiara Maci. Grazie. Una banda di pazzi. Da Sicilia, Letizia, ma vive da Nagni. Sì. Rita da Brindisi, ma vive a Firenze. Maremma manualità. Perché abbiamo quattro prove. La prima è di manualità, serve a prendere confidenza con la cucina, dura pochissimo, chi la vince sceglie dopo, non ci sono punti in palio, però ha una sorta di vantaggio. Tanto ormai questa cosa la conoscono tutti. Quindi manualità. Allora, fagottini di mele. Dovete fare la pasta, andare a raccogliere le mele, tagliarle, metterci lo zucchero in forno. Sto scherzando. Basta dare una forma simile a questi, facendo il sacchettino, diciamo pronto forno. Le mele sono già tagliate, avete anche la cannella per insaporirle e lo zucchero per spolverare tutto. Vi do 2 minuti soli. Pronte? Via! Che te lo dico a fare? Io qui farei una cosa. Guarda l'occhio. Hanno anche eventualmente, vedete che qua per far uscire l'umidità, il vapore che creano le mele in cottura, se no viene un gavettone, non un sacchetto di croccante. C'è anche proprio, diciamo, la rotella, quella che ha, diciamo, le varie rotelline interne sottili intervallate per fare questo effetto, che poi se lo apri fa una sorta di reticolato. Lo so che lo vuoi, infatti ti vedo. Poi va in forno, 200 gradi, 210 gradi, 12-18 minuti a seconda della sfoglia, e è pronto, simpatico, veloce. Buono. A vederti. Andate qui. A vederlo, però. È vero? Fa subito Banderas, per un momento sembra che fai le tre carte, una gallina indovina, pensa come sta. Uno che era un simbolo del sesso prima, e adesso fa le tre carte con le fette biscottate a una gallina e vince sempre la gallina, quindi deve essere preparato. Vabbè, torniamo qua, va. Mi hai detto questa cosa, mi ha sconvolto. Allora... È la pizzeria? Dai no. Calzoni? Sì. Va bene, lei ha fretta. 40 secondi, va bene. Che fai? Che hai soffiato? Sì. Ah. E basta? Ho cercato di farlo più creativo possibile. Ma quella è in fondo, la prova è la terza creatività, è vero. 20 secondi. Ecco, di qua invece abbiamo utilizzato. Questa è la rotellina che dicevo, vedete? Ha dell'interno. Se voi allargate. Funziona così, per farvi capire. Eccolo! Sei stato punito, sei stato punito. È che c'ho una certa forza nelle mani. Ridammi metto? Il set di Cuochi e Fiamme che ti hanno regalato la prima Stop! Puntata. Si apre e fa una sorta di reticolato. Lo metto bello, qui? Bello. Sì. Basta, no! C'era. L'hai fatta così. Così camuffa. Pensate che è solo la prima prova. E il piatto? Questo è il poggio. Sì, sì, ciao. Vabbè, ciao, prendo l'alzate. Sì. Buone, state ferme lì.
Anna. Senza dubbio alcuno. Rita, stai ferma, il piatto lo prendi ora, è finita, è finita. Vai, ritorno qua. Allora, diciamo che l'ha fatto meno peggio Rita, brava, vince la prova di manualità. Dopo il piatto cotto non dovete spadellarlo qui sopra, eh? Dovete metterlo in un piatto che poggerete lì. Va bene, allora scegli tu. Allora, pici o trofie? Due paste fresche tirate con le mani. Pici. Pici, in onore anche della Toscana che mi accoglie, che mi ospita. E dello chef, quindi. E dello chef. I pici sono l'ingrediente base per una prova di abilità. Un formato di pasta toscano, anche poco, diciamo, ritrovabile in Toscana, è un formato molto casalingo, si tira a mano, grossolano, quindi ha bisogno di un ragù allo stesso tempo, una salsa che abbia un bel sapore, quindi potete andare giù di ingredienti, tutti quelli che vi servono li trovate dietro di voi, solo 30 secondi per prenderli, altrimenti il campanello serve per rientrare dentro, anziché avere un aiuto del sottoscritto. Questa è la regola di Cuochi e Fiamme, adesso divertitevi, dopo avrete addirittura 11 minuti per farlo. Via il tempo, via. Spesa, 30 secondi. Allora, io lo faccio con baccalà e carciofi, che diventano un ragù. Ovvero, cipollotto fresco o porro. Porro ne bastano metà, cipollotto fresco due. Un mezzo peperoncino secco, senza semi. I pisci ovviamente si fanno con farina di grano duro e acqua tiepida, con un goccio d'olio dentro. Poi, 380-400 grammi di baccalà dissalato, 5 carciofi spinosi, un pochino di brodo vegetale leggerissimo, pepe nero. Stop al tempo. Che fai? Che fai? Stop al tempo. Aspetta, fermi. Che c'è? Che c'è? Aspetta, dobbiamo prima dire tutto. Aspetta. No, lo dico. Aiuto. Respira. A posto. 11 minuti, via. Allora, adesso vado. Adesso vai. Oh, l'acqua è calda ma non è salata. I pisci sono già pronti, guarda che belli che sono. Come li fai? Allora, io... Vedo molto light. Sì, molto light. È una rivisitazione di una ricetta pugliese. Praticamente fagiolini, cacio ricotta, pomodoro, tanto basilico, una cosa molto, un po' di peperoncino, cosa molto semplice. Ok, padella, prendere. Fuoco, aglio e olio al fondo? Aglio e olio, sì, molto semplice. Ok, l'ho già spiegata, perfetto, una norma molto... fatta con i cornetti, e con poi, i fagiolini. E poi chiaramente, la cosa particolare è che viene mantecata col cacio ricotta. Ok, allora, che fai nella vita? Attualmente sono pensionata. Ah, bene, hai lavorato. Non, certo, non cosa sono una pensionata prima? Baby comunque, come potete vedere. Io facevo la professoressa di lettere, la prof. Ok, però adesso c'è un po' di hobby, appassionata di pittura. Sì. Studia in un coro, fa gli orecchini, i gioiellini. Questi l'hai fatti tu? Soprattutto canto. No, questi sono un regalo della mia mamma. Una cosa... Canti, dai, vai. No. Vai, vai. Non mi dico. Vai. Ora mi confondo. Vai. Canto le canzoni napoletane. Tipo? Regine, quando si va con mica, non mangiamo che pane c'era. Vabbè, adesso faccio Sofia. Aglio, olio e peperoncino, ci va il pomodoro, attenta che schizza di olio, di aglio ce n'è un bel po'. Non metti prima i cornetti, no, sono già cotti. No. Quindi va bene. Questa pasta allora, ha bisogno di tanta cottura. Via. Buttala dentro e sala l'acqua. Ma mi pare sui 5 minuti. Allora, la risa dei fornelli qua, cosa ci fa? Propongo una frittata di pici. Con l'uovo? Fai proprio una frittata? Sì. Ok. Tipo asparagi in cottura? Sì. Metto gli asparagi, metto la pancetta affumicata, il primo sale che è diciamo, un formaggio siciliano. E insomma, poi amalgamo il tutto e spero di riuscire nel Non si sente per niente che no, sei siciliano. No, vero. Io sono contenta che sente. È bello l'accento siciliano. E poi è bello che parli, perché di solito quando vengono siciliani a Cuochi e Fiamme parlano poco, sono un po' omertosi. Allora, qua c'hai le pinze per se non vuoi bruciarti. Sì. Allora, questo è un primo sale, però stagionato. Cioè, primo sale. Perché di solito il primo sale è bianco. Sì. Ah, primo sale. Primo sale. È diverso, perché primo sale classico, è proprio, quello, lo dice il nome, quello, è fresco quasi.
perché veniva venduto, era il primo salario, la prima paga. Questo qui è una sorta di pecorino. Sì. Ok, allora brave, perché entrambe fate delle ricette con dei pochi ingredienti. La mia paura è questa: che ci fai con la cipolla che è ancora cruda lì? Sì, una mezza grattugiata, giusto per dare un tocco di sapore. Va nell'olio? Sì. E la metti a crudo nell'impasto e la frittata o cuoci prima? No, faccio una leggera cottura di cipolla. Fallo. Allora, o il cipollotto affettato finissimo o il porro, vi dicevo, vanno a fare il fondo di cottura che deve andare dolcissimo con un goccio d'olio e questa puntina appena di peperoncino. Non verrà piccante, serve solo a dare un pochino di sprint. Lo fate andare piano piano aiutandovi anche con un pochino di brodo vegetale, vi dicevo leggerissimo, che servirà soprattutto dopo. Perché? Perché il carciofo e il baccalà sono entrambi due ingredienti che hanno bisogno poi di umidità per dare il massimo. Quindi il carciofo sfogliato, privato delle punte, privato della parte, diciamo, grossolana che va ad avvolgere la base e privato anche della buccia intorno al gambo, perché i primi 12 cm sono la parte più buona del carciofo, viene tagliato a metà, privato del fieno interno e affettato più finemente possibile. Deve andare poi in padella a sé, sempre con un goccio d'olio, perché deve prendere una tostatura piuttosto violenta e per pochi minuti. Attenzione al sale, perché lo darà tutto il baccalà, quindi basta solo un po' di pepe nero. Il baccalà invece lo mettete ben ovviamente dissalato a pezzettoni con i porri e lo fate cuocere bagnandolo con il brodo. Lui si comincerà a rompere, perché la salinità rompe l'elasticità del pesce e quindi lui si sfoglia tutto, e non lo rompete tanto con il mestolo, ci pensa da solo a sfogliarsi. Quando il sughetto si sta formando, quindi 5-6 minuti massimo, aggiungete i carciofi, così rimangono un pochino più croccanti, e ci saltate con un pochino di brodo, un po' di pazienza, mantecandoli bene, i pisci scolati al dente. Pepe nero alla fine, ciao! I pisci della Maci. Allora, formato di pasta che adoro e mi piacciono mangiati con un ragù di cavolo nero e cannellini, dove il cannellino lo frullo, quindi ovviamente mi fa questa crema che avvolge molto bene, nonostante i pici siano comunque lisci, mi piacciono in abbinamento ai legumi frullati. Basta, e poi un formaggio se vuoi sopra, spolverato, ma neanche troppo. Tu mi dicevi che è già fidanzata, vero? Mannaggia. Allora, già fidanzata chi? È la Maci. Ah, la Maci, mannaggia. Vabbè, dicevo, vabbè. Io invece propongo innanzitutto piatto preferito di Zucchero Fornaciari, che essendo a dieta ogni volta lo dice la moglie: pici, che dici? Boh, non lo so, non sempre si decidono, però io invece te ne propongo una strana, partenopea in parte, perché si usa la salsiccia, quella nostra, che non è trita ma a grossi pezzi, si chiama ponte courtiel, cioè tagliata a grani grani, a punta di coltello. A fettone, anche tagliata a metà, a mezzelune, insieme al marsala, a stemperare con un po' d'acqua per allentarlo, perché è l'unica base un po' fluida. Dopodiché si fa la mullica atturriata, come la fanno loro, come la si fa in Sicilia, con pane già abbastanza, come dire, raffermo, abbastanza polverizzato, sì, con un po' di cannella tostato e del pecorino. Dopodiché, all together now, e se si vuole, se non si detesta il grasso, come dire, animale con quello vegetale, un goccio d'olio nuovo non guasta mai. È strana ma è buona. Un grande maestro, Gino Veronelli, diceva che oltretutto è stato il primo a portare la televisione in cucina, la cucina in televisione, tanti, ormai decenni fa. La televisione in cucina ce l'ho anche a mia nonna. Esatto. Esatto. Attenta al frigo. Diceva di certi vini nerbo viperino. Il picio ha questo nerbo viperino e per esaltarlo al meglio ha bisogno di condimenti un po' grossolani. Cosa, come già dicevi, è quella parte nervosa, no? Quasi a farlo assomigliare a una vipera, no? In questa anche idea un po' di vita, e bastava di vederlo quando lo prendevamo in mano, assume ancora una vita propria. Di cosa ha bisogno? Di un condimento piuttosto robusto, grossolano. A me piace con una sorta di cacio e pepe, dove magari al posto del pepe si può mettere, non so, acciughe, arenghe affumicate. Un piatto viscoso, quindi serpentino. Avete 2 minuti e 20 secondi di tempo. Pisci miei. Pisci miei. Cuocetemi. Qua c'è sempre da fare la frittata. Cercate di cuocervi. Su, veloci. Non importa saltarlo, la pasta si salta. Lasciala giù la padella, lì c'è le spatoline. Ok. Non è un rimprovero, è perché devo dirlo anche a casa. Tutti adesso fanno sta cosa, ma la padella deve stare lì ferma.
Con la pasta si salta. Ok, il grasso qua sta venendo benissimo, sì. Però devi cuocere secondo me. Sì. Sbattiti queste uova, sì. su, fidati di me. Aspetta, facciamo così, ecco. Allora, adesso così. Sì. Cos'hai, la pasta? Vediamo se va bene. No, voglio fare così. Grazie. Ok, il sughetto di pomodoro c'è. Dai, sì. Manteca, l'hai già grattugiata la ricotta? Sì, l'ho già grattugiata. Vai. Vabbè, vai, te le tiro su io quell'altra. Andiamo in cottura, andiamo in padella, andiamo in padella. Sul fuoco, su, vediamo se rimaniamo in tempo, sarebbe stupendo. Se magari mi fai. Ecco, un attimo. Abbiamo esagerato. Quanto manca? È finito, 40 secondi. Dai, con questa. Vai. Spadella. Ti do 4, Sì. Non era un tema lì. Ah, già c'erano i pici insieme. Che cerchi? Il coperchio per girare la frittata. Miseria. Attento. Sì, sto attento. Vai. Guarda là, vai. Grazie mille. Hai 20 secondi. Ce la sta. Brava. Dai. Preparati il piatto. 10. Ancora ricotta, mazza. Basta. Non voglio mettere due foglioline così. Ecco, fatto. Stop! Brave! È finito. Qua? Sì, lì? Ok. Fermi tutti. Poche fiamme. Altro che. Mi fanno, vai in palestra? No, faccio poche fiamme. Vai, guarda che bella! Questi sono piatti caserecci, casalinghi. E di quelli che anche voi a casa potete ripetere con tre mosse. Tipo, asparagi sbollentati, un po' di pancetta, i pisci in cottura, diventa tutta una frittata. Con un po' di pecorino, buono. Una carbonara frittata. Mamma mia. Allora, premesso che la frittata di pasta è una delle cose più buone che facciamo in Italia, nel sud Italia, meravigliosa, difficilissima da fare in 11 minuti, quindi doppiamente brava, perché... Ci sei riuscita, non è ancora perfezionata perché ovviamente andava cotta un po' di più perché l'uovo dentro è ancora crudo, però mi piace tantissimo l'idea. I pici ci sono perché non solo ci sono all'interno ma si vedono anche e il condimento è corretto, quindi andava giusto qualche minuto in più, ma non è colpa tua. Va detto che la Sora Maci ha ragione ancora una volta, perché la tradizione partenopea in particolare vuole che si faccia con gli avanzi di pasta. Questa frittatina che tu aggiungi agli avanzi di pasta sta in una cucuma una notte nel frigo, che diciamo dovevamo fare Teleton, non cuoche fiamme per riuscire a fare questi tempi, però c'ha un bellissimo aspetto, adesso vediamo se il sapore è quello che è. Chiara mi sta guardando, quindi adesso lo mangi tutto ottimista. No, io soffio. Ok. Sono riuscito a fare un pezzettino di guanciale che lo stai guardando, come dire, dove sei? Ecco. Diciamo che è riuscito in fase un po' embrionale, ecco, cioè l'idea è buona. C'è anche una certa morbidezza, però c'è un fatto di coagulazione della frittata, sono un po' slegati gli ingredienti, però mi pare un'idea molto buona, il gusto è piuttosto delicato, rinvigorito dal guanciale, bene, perfettibile, ma probabilmente non c'erano i tempi tecnici. Grazie. Cambio? In un sughetto di pomodoro molto ristretto, con dei cornetti che sono giusto la scusa per dire che hai mangiato anche due verdure, sì. E soprattutto con un mezzo chilo di cascio di ricotta sono stati mantecati molto bene questi pici con la forchetta, ma quella padella tanto non si graffia, quindi va bene così. È fredda? Anche questa è poco saporita? Mamma mia, quanta ricotta. Ma un po' di cascio di ricotta sopra? Ricotta ce n'è un'infinità. Però vabbè, questa pasta è straordinaria perché, non so, crea veramente un collante con il condimento. Avete fatto due condimenti che comunque avvolgono molto bene.
Il fagiolino in realtà con il pomodoro mi sembrava strano all'inizio, però ho mangiato tutto insieme, li hai cotti anche insieme nell'acqua. Sì, sì. Mi piace molto, va solo meno ricotta. Come diceva un amico mio, con tutta sta roba fallo pure essere cattivo. Sì, esatto. Però non succede, non si verifica. Il pesce è cotto bene? Ma mai si è detto, è buono. Io adoro i pesci. I pesci sono... Se ve ne avanza due, lasciateli pure. Una delle prove dell'esistenza dell'onnipotente è senz'altro il pesce, che poi si declina in... Il toscano è intoccabile, ma si declina in varie altre regioni con nomi diversi. È la pasta da evitare se avete una camicia bianca, come bucatino. Sì, ecco, un filo di cacio ricotta avrei messo io, però a parte quello, no, buono, eccessivo il cacio ricotta, però buono. Lei ha messo aglio e peperoncino, poi hai tolto gli specchi d'aglio. Certo, forse ne è rimasto uno però. Perché da, la roulette, dai. La roulette russa. C'è tanto cacio ricotta, però alla fine il piccio, che è un po', diciamo così, un po' gommoso ed è liscio, alla fine diventa quella parte un po' assorbente e fa abbastanza da collante. È tanto, però voglio dire, secondo me è meglio un piccio ricco che un piccio tirato un po' ospedaliero. Quindi diciamo il gusto c'è la piccantezza sotto, gustoso. Infatti grazie. L'avevo detto all'inizio, potete caricare con il sapore, esatto. Perché il piccio lo regge. Il piccio col cacio. Il piccio col cacio. Votate la frittata di pasta di Letizia, siciliana d'origine, Anagnina di adozione, Anagnina si sì, dice? Sì, sì. Per poi passare a un piccio, ha un titolo questo? Dice al verde. Che verde, bianchi! ma il verde, il fagiolino è verde. Però. Ah, ok. 10-8 per Rita! Brava! Assaggia, Alicia. Vedi quella lucina rossa? Guarda quanto c'è. Dillo, pubblicità. Bravo. Bentornati in studio, amici della 7D, che fame va avanti, partita alla grande. Ci stiamo anche facendo due belle risate perché le nostre concorrenti oggi sono veramente simpatiche e brave. Hanno fatto due grandissimi picci, 10-8 il risultato in vantaggio a favore di Rita, che sceglie tra scamorza o fontina. No, scamorza, scamorza. 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 La scamorza è il formaggio base per una prova di creatività. Allora, sono già sul tagliere, affumicata e non. Dovete prendere tutto quello che vi serve per renderlo piatto finito e piatto creativo. Due punti, non so niente da recuperare. Via il tempo! Allora, vediamo un po'. Grazie. Del riso, delle uova, della cipolla, dell'altra scamorza, già tagliata a dadini e affumicata, mi pare. Sì. Che sono seppie? Sì. Seppie, aglio... Di qua invece Rita va più sul Mediterraneo, vedo capperini, vedo del filetto d'acciuga, pomodori secchi sott'olio marinati, aglio e cipolla, pochi secondi ancora, vedo il peperone, pepe, prezzemolo, stop! Pan grattato. Non ho dimenticato una cosa, no, così. È sempre stato il mio sogno bacchettare una maestra. Dove vai? Aspetta! Stai lì? 10 minuti, via! Ora sì. Che ti sei dimenticato? L'aceto rosso. L'aceto rosso. L'aceto rosso. Aceto vuoi? Sì. Allora, tu da sola mi racconti tutta la ricetta e io ti do l'aceto, se no niente. Sì, allora io vorrei riuscire a fare la scamorza ripiena. L'ho chiamata fagottino di scamorza. Il ripieno naturalmente conterrà, ecco, ho dimenticato anche il pan grattato. Due cose. Suona. Suono. Vai. Ecco qua. Vai, pesca tutto, vieni. Allora. Pesca tutto da sola. Sì,
Il pan grattato, eccolo qui. L'aceto, l'aceto balsamico rosso normale. Eccolo qui. Eccolo là. Beh, basta. Vai. Ora. Allora, peperone. Peperone mi serve per fare la base, perché farò una crema di peperoni. La cuoci? Sì. Mettiamola appena, subito appena, che è appena. Lungo. Sì, però un attimo soltanto, voglio prima impostare un po', perché vedo che ci sono un po' di buccine da togliere questi peperoni, sennò non mi viene bene. Allora, questi qui, questo fai un tritto di... Questi sono i pomodori secchi, che sono già stati... sono rinvenuti. Sì, secchi marinati sott'olio. Li stai spellando? Li spello un pochino, perché altrimenti ci rimangono troppe bucce. E poi faccio un trito con pan grattato, un pochissimo aglio, prezzemolo, acciughe e capperi, immagino. E capperi. Molto mediterraneo. Molto mediterraneo, e molto dove lo metti? Puglia. E lo metto nell'interno della scamorza che devo scavare. Scavo la scamorza. E poi come la cuoci? Al forno? No, la gratino, perché al forno, se no mi si... per la presentazione la faccio sulla e dove la grattini? No, sulla griglia, non la gratino. La piastri? La piastro. Ok, la piastro. Ok, ok. Allora, bistecchiera. La piastro. Allora, dunque, piastra, padella, allora, adesso... e padella per il peperone, subito, padella, vai. Padella per il peperone con un pochino di cipolla appena appena. Ah, quello devi far tu. Sì, allora, certo. L'abbiamo capita però. Leti, che fai con le seppie? Io propongo l'arancino. L'arancino. Arancino hai detto però. Arancini. Vedi? Arancini, poi c'è chi dice arancine. Questa cosa non l'abbiamo mai capita. Comunque, arancino, arancine, fatte con che cosa? Il riso ce l'hai già cotto. Sì. L'olio lo portiamo a temperatura con calma. Però sì, sì. Lo alzo un pochino così lo trovi ben caldo. Ok. Solo quella seppia lì metti? Sì, un attimo. Ma non è il coltello, dai, Letti, è una seppia di 1,5 kg, tagliala con questo. Vai, okay. Hai ancora il campanello se vuoi, sì. Poi cosa fai? Metti pesce cotto e formaggio dentro l'arancino? Sì. Ok, quindi li farei belli grossi? Sì. Basta quella seppia lì? Sì. Sì, perché non c'hai tempo? Non posso tagliare un altro pezzettino. Faccio io, va. Grazie. T'aiuto un pochino, va. Grazie. Allora, raccontami tu che fai nella vita. Allora, io sono una mamma, casalinga, studentessa. Studentessa? Sì. Cioè? Ebbene sì. Alla venerenda età di 47 anni mi sono rimessa di nuovo in gioco. In che cosa? Brava. Ho preso 2 diplomi. Aspetta adesso... un secondo, quanti anni hai detto? 47. Oggi è la 47 dell'eterna giovinezza. Ma che vi mangiate voi? Complimenti. Grazie. Complimenti, attenta a non bruciare la cipolla. No, spesso no, no, un pochino di acqua fa bene, sai? Sì. Proprio un goccino. Sì. Vai. Ok. Vai. Ok. Allora, queste seppie dovranno un attimo ammorbidirsi ora, sì, e poi finire dentro l'arancino. Stai facendo la panatura? Sì. Ok, la ricetta l'abbiamo capita. Cos'è che studi? Scienze politiche. Ah. Okay. Cosa vuoi fare da grande? Sono al terzo anno. Niente, voglio solo... Niente? Voglio solo studiare, basta. Ah, così per il gusto di farlo? Quello che non ho potuto fare quando ero ragazza lo faccio adesso, che le mie figlie sono cresciute. Brava. Tu sei sposata? Sì, sì, certo, sono sposata. Cioè, puoi salutarli anche. Sì, poi. Ciao Agata, ciao Aurora. E ora non mi rompete le scatole che sto a fare l'arancino. E ciao Alessandro, il fidanzato di mia figlia. E il marito no. E ciao Paolo. Ok. Ha salutato tutti. Siete stupende. Come Maci, scamorza? Che ti dirà la piastra? Scamorza la piastra è buona. È buonissima. La piastra è buona. Allora, scamorza fresca, la tagliate a fette alte di 2 cm. Le mettete coperte con la pellicola in un piatto in freezer per 5-6 minuti almeno. Perché mi serve compattarle un pochino, soprattutto dalla parte esterna. Cioè la temperatura da 4 gradi va un pochino più bassa e le parti esterne diventano un pochino più durette. Perché? Perché poi scaldate una bella padella antiaderente, di quelle buone, di quelle non rigate, perché non ci vanno grassi, e le cuocete tipo hamburger, magari un paio alla volta, non tante insieme, sennò tendono a sciogliersi, a fiamma fortissima. E che succede?
comincia a scaldarsi dentro, ovviamente la temperatura non è ancora fredda come l'esterno, il fuori prende il calore, quindi comincia a gratinarsi e fa quella crosticina stupenda che la rende morbida dentro senza però fargli perdere troppo la forma, senza farla sciogliere troppo. È un bel piattino, diciamo, per chi non vuole mangiare né carne né pesce, ma un piatto caldo, però abbinatelo a tante verdure, magari verdure cotte, verdure ripassate, ma verdure anche piuttosto delicate. Addirittura a me piace con i finocchi bolliti e poi gratinati con un pochino di pan grattato sopra e due fiocchetti di burro. Rimangono piuttosto delicati e con questo formaggio, anche se il colore non è il massimo, però diventa un piattino molto buono, molto gustoso e soprattutto super economico. Proprio fatta così, shue shue. Se invece la volete rendere ricca, ci gratuzate il tartufo sopra. Che fa, te li pano io? Sì, grazie. Chiara? Sì. Vai, scamorza. Allora, scamorza, io adoro sia quella dolce che quella affumicata. In realtà mi piace sia fatta tipo in carrozza, quindi al posto di una mozzarella, perché ha questo effetto filante molto buono. Oppure nei tortini, io faccio un soufflé tipo di patate, fatto con la purea di patate, poi con l'albume dell'uovo montato e con il tuorlo, dove all'interno metto un cubetto di provola che si scioglie, quindi l'effetto non è solamente del sapore, ma anche l'effetto bello del filante, diciamo, che crea. Super Dario? Super Dario fa un super French toast simile in carrozza, perché ci facciamo come un millefoglie, senza la cornicetta ci facciamo il pane come si usa fare per il French toast. Piastriamo nella la provola, quella dolce, con dei pezzetti di pomodoro crudo, e in quella invece affumicata la piastriamo e poi solo in coda aggiungiamo un pochino di salmone, facciamo due omelette e andiamo a strati. E chi dice che è leggero, gli do le buone. Sì, veramente bella carica. Gnaffone? E per incalzare anch'io qualcosa di forte maschile, la scamorza con pane, pasta integrale, kamut, con qualcosa che abbia una certa, un gusto ruvido, forte, un po' torrefatto. Sì, è vero. Molto bene, avete pochi, un minutino circa. Allora, come va di là, Rita? Siamo... Dobbiamo... Avete pochi secondi, scegli il piatto, ti aiuto io. Dai, metti il peperone e ci do un occhio, guarda. Per favore, non me la fai diventare proprio nera. Ci piace nera. Croccante fuori, eh? Sì. 10. Ma senza... 9. Grandi... 8. Esagerazioni. 7. No, non ti metto a fare decorazioni. Basta, mettici la panatura che hai preparato qua dentro. Sì. Vado? Sì. In mezzo? In mezzo. Guarda là. Che squadra, ragazzi. Stop! E salati? Mamma mia! Mamma mia! Belli! Titolo? Arancinette di Trinacria. Senti, io lo mangio come... Se non ti va tutta, dillo, eh. Dentro ci sono seppie tostate e scamorza. Allora, intanto sposo assolutamente l'idea dell'arancino fatto così, quindi con la seppia e con la scamorza, perché la scamorza fa effettivamente quell'effetto morbido. E poi mi piace l'abbinamento con il pesce. È fritto anche molto bene, all'interno rimane caldo, quindi anche abbastanza filante. Solo un pizzico di sale. Senti, per questo ti dicevo, l'hai salati prima. Oltre al fatto, io domani vado a comprarmi questo porta arancine, perché è troppo bello. È vero. Allora, olè, profumano, se ha resistito la macia all'impatto calorico posso farci anche, beh, filante, facciamo con la, come si dice in Umbria, con la forchetta a 5 rebbi, cioè con le mani. Beh, conviene pescare il cuore dove c'è la seppiolina. Bella idea, un filo di sale, è vero. Lo sai che l'ho sempre trovate spesso un po' sciapette, perché se non magari condire un po' più il riso, a volte trovo belle saporite dentro, però il riso fuori, quelle bianche dico, sì, no, quelle rosse che sono più romane, tipo supplì, le trovo sempre più un po' più. Lui mangia anche la forchetta perché spesso è andato al pronto soccorso. Che dici, Gnaffone? Manca solo un po' di sale.
Vabbè, abbiamo capito. Perfetto. Era buona, era sciapa. Sì, sciapa. Ha fatto uno scrigno con dentro pane grattato, pomodori secchi rinvenuti, capperini, filetto d'acciuga e prezzemolo. Dentro a un incastonato, praticamente, dentro a una guaina, a una cover di scamorza e una salsa di peperoni. Allora, la prima volta che la vedo fatta così, effettivamente sul momento la scamorza, me l'aspettavo molto più sottile, tipo toast quasi, no? Dove al posto del pane c'era la scamorza. In realtà è un'idea molto buona e i peperoni in abbinamento anche. Sì, molto magari qua c'è anche poco tempo, esatto, magari dopo la finita in forno e diventa una roba spettacolare. Magari con un bello zoccoletto di pane sotto. La salsa di peperoni con me vince sempre, quindi sei stata fortunata. Io faccio il boccone, the total boccon. Total boccon. C'è anche l'aglio dentro, sì, giusto? Anche giusto, io l'ho preso. Ce lo volevo dire. Bravo, hai vinto! Hai vinto un bel due giorni da solo. Quindi come la chiamiamo? Dispettino al gelato? Simone, ci hai sempre avuto questa frezza bionda o te l'ho fatta io adesso? È un piatto che ti mescia. Sì. Ha un titolo questo piatto, Elisa? Fagottino di scamorza. Fagottone in questo caso, perché è una bella scamorzona. Qua è un fagottone? Fagottone. Ok, il genio ha preso il lato certo, con la crosta, cioè non è che ci si improvvisa gnaffi così da un giorno all'altro. C'è un'università degli gnaffi. Si sente? È interessante. Per gli sviluppi che ha in bocca, c'è una parte subito molto caseare, poi c'è una nota un po' torrefatta, poi c'è tantaglio, poi c'è peperone, poi si intersecano. È un piatto di gusto con dei problemi di esecuzione tecnica, ma nei tempi ci sta. Voti! Celeste, Letizia, arancini di seppie e scamorza. Guarda, sai che c'è? Mi trovi concorde. Poi, Rita... Scrigno di scamorza con cuore mediterraneo e salsa di peperoni. L'ho inventato perché non mi ricordavo. Cos'è un? Una Svisprilons, credo. Cioè, voleva essere un 4, ma l'aglio ha deviato la circolazione sanguigna. 4. 14 a 11 per Letizia, brava! 22 a 21, siamo lì lì! Tartar o carpaccio? Carpaccio. Crudo è? Bravo, carpaccio. Quindi le fette. Il carpaccio è il tema per una prova di presentazione. Qua non vi do i 30 secondi per fare la spesa, perché qua avete già tutto davanti. Vi abbiamo dato un sacco di ingredienti, soprattutto tante verdure colorate, salsine. Il carpaccio in questo caso ve l'abbiamo dato di tonno. Però potrebbe essere anche un carpaccio di verdure, un carpaccio di bottarga. Perché no? Solo un punto di differenza ha in vantaggio Letizia su Rita. 22-21, 7 minuti. Chi se lo porta a casa il kit? Via! Allora. Dai, Leti, che fai? Con le zucchine. Vai. Carpaccio le spunti? Di... Sì. Allora, dico per entrambe. Precisione, pulizia nel piatto, certo. Colori a manetta, perché un carpaccio deve essere prima di tutto crudo, ma poi bello colorato e vivo, deve invogliare. La scelta del piatto è fondamentale. Ho messo l'ansia? No. No. Ok, allora che fai? Attenta alle falangette. Sì. Fai il carpaccio di zucchine. Ok, e poi dove lo metti? Nel piatto. Ok, mi fai un'interrogazione? Rita, mi fai un'interrogazione? Dai, digli, allora, vai. Fammi e allora, le motivazioni che sono alla base della tua scelta mi interesserebbero. Non mi fate distrarre. Perché lo trovo carino e colorato soprattutto. Hai studiato? Sì. Sei preparata? Sì, preparata, preparatissima. Che posso fai? Dedicare queste farfalline di tonno alla mia nipotina Gaia? Certo che puoi, certo che puoi. Tu sei sposata? Certo. Con chi? Sono alle seconde nozze. Alle seconde nozze con chi? Con Andrea. Ciao Andrea. Ciao. Allora, quindi hai marito, figli quanti? Due. Chi si chiamano? Francesca e Luca. Francesca quanti anni ha? 37.
Luca 34, sposata, e c'ha questi due bambini, Gaia ed Emanuele, ma Emanuele è troppo piccolo, c'ha 6 mesi, per cui non... Però Gaia la devo... è il mio amore. Mi sto commuovendo, ora piango. No, che piangi? Voi non potete capire che cos'è il cuore di nonna. Però io posso capire cosa sono 5 minuti e 18 sì, secondi. Infatti. Posso farti notare il miracolo di Cuochi e Fiamme. La prima volta che vedo piangere affettando le zucchine. Cioè, c'è un pathos straordinario qui da noi. Veramente. Manco fosse cipolla di Tropea. Veramente sedano. Vabbè, da là non vede, non poi dopo vede. Non mangeranno nemmeno, assaggeranno. Allora. Qua siamo già... Ah, hai fatto il carpaccetto, quello che piace tanto a me d'estate, con la bottarga sopra come se piovesse. Buona. Mi mangio un'oliva mentre vado in giuria, faccio una sorta di aperitivo, voi mi fate 3 sciottini di carpaccio. Come ti piace il carpaccio? Ma in realtà di solito poi tendo a mangiarlo con la carne, quindi, però in realtà si presta un po' a tutto. A me come... A Parma il carpaccio per eccellenza è di cavallo. Carpaccio di cavallo, certo, bravo, bravo. Pensa che assist mi servite, vero? Ma guarda, c'è una macelleria qui, no, ogni 22 mesi. Esatto, e siccome si mangia in realtà molto in pesto condito, ma in realtà sta benissimo. Pesto è tipo uno straccetto, un macinato spesso. Esatto, che può essere condito, quindi sale, pepe, o se no, no, per i più puristi, viene mangiato poi anche in panini, eccetera. Ma il cavallo, per la sua dolcezza, sta benissimo anche in carpaccio, ma però magari ha bisogno di una vinagretta, ha bisogno di una salsina per rafforzarlo, però sta benissimo. La senape è stupenda. Senape. Vorrei dire che invece il mio cavallo, per la sua dolcezza, sta bene nel suo recinto. È una cosa personale, quindi mangio molte carni, ma non quella. Chiaramente sto scherzando. Il mio carpaccio è una fetta di tonno consistente, anche abbastanza alta, che è stata a bagno nel limone e poi dopo è stata asciugata. Una strisciolina di ricotta, si arrotola con delle fettine di scorza d'arancia, poi si fa brinare una mezza fetta d'arancia, si taglia tutto quanto a tocchetti come fosse il sushi, olio, sale... Senti prima il dolce. Ah, tagli tipo un machi. Li tagli come fossero machi e sotto ognuno ci metti la sua fettina dolce. Quindi c'hai soltanto un lato salato, che è il primo che sente la lingua, il neutro della ricotta e il dolce per finire. Un limoncello, il conto. Offro io, capito? Fai lo splendido. Ti piace? Bravo. E mo che te inventi? Infatti io proprio molto più basic. Carpaccio di polpo, però quello fatto in casa. Quindi nella quindi bottiglia. La soppressa. Esatto. Ma invece crudo? Crudo quello è cotto. Oddio. Crudo, sì, tonno, sa spada. Mi piace di spada di salmone. Io lo sapevo qual era il tuo piatto di crudo preferito. Quello che mangi con le pesche quando vai d'estate a fare danni giù. Qual pesca noce a fettine. È vero? Sulla carne. No, era il petto di Faraona fatto con le fragole. No, pesche su della carne cruda che non mi ricordo qual era. No, ma non vedi che non mi hai aiutato. Perché tanto. Poi ci bevi 6 bottiglie di vino e te lo scordi. Ma poi funziona, è quello. Carpaccio, non insalata, eh. No, va bene, tutto crudo, quindi ci sta. Bello, bei colori. Sai che anche una rosellina di... Sì. Questo ci sarebbe bene. Mi permetto. Di qua abbiamo fatto... Mazza, che profumo. Guarda che bei limoni. Non trattati, spettacolo. C'è un profumo di buccia di limone stupendo. Cosa fai, un giardinetto? Sì, faccio il carpaccio flora, per cui dovrei fare dei fiori. Ok, io ti faccio un po' di posto perché sì. C'è il piatto che sta diventando quasi una cosa fastidiosa qua. Te lo metto appoggiato. Grazie. Tac, così lo finite. Cosa ci metti lì? Perché ci metto un po' di valeriana. Basta, verde su verde. Volevo mettere una coccinella, ma non faccio in tempo a farla. Una coccinella? Come la volevi fare la coccinella? Col pomodoro, pachino. Ah, cioè ancora un minuto e mezzo, eh. Ma vediamo cosa c'è. E come le fai l'occhiolino della coccinella? Eh no, li faccio con i chiodi di garofano. Allora, che ci vuole? Guarda, ce l'hai uno, due, hai 1 minuto e 14 secondi. Qua se gli diamo ancora 1 minuto, tra un po' diventa alto così il piatto. Un giardino pensile di carpaccio. Sai che a volte in un piatto così, se fai anche al volo in 1 minuto in una bacinella una sorta di salsina, magari che so, olio e succo di limone che ce l'hai già lì, sì. Ti lucida tutto quello che hai nel piatto. Devo farlo il adesso. Succo di limone ce l'hai già pronto, guarda. Olio, succo di limone, sbatti veloce. Vai. Tu cura la coccinella che piacciono queste cose. No, aspetta un attimo che devo finire la farfallina che sta su questo. Non aspetterò un secondo di più dei 35 secondi che avete ancora a disposizione.
Vai, che poi quella è la salsina giusta per i carpaccetti veloci. Limone, sale, se volete salarlo, in questo caso non assaggiano, così si scioglie. E poi olio. Dove stanno i chiodi di garofano? Accanto al pomodoro. Accanto al pomodoro. 14 secondi. Visto? Visto? Anche in mezzo. 5 secondi. 4, 3, 2, 1, stop. Piatti sull'alzata. Piatto sull'alzata. Brave, 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 brave. Trionfo di colori. Trionfo di colori. Brave, brave. Si sta bene ora che avete finito, eh? La tensione cala, la tensione cala, ma invece non cala per niente, perché c'è un kit stupendo con tutti gli attrezzi che state utilizzando in cucina, però ce n'è solo uno e quindi vi dovremo dire chi se lo porta a casa. E quindi ve lo diremo tra poco. Pubblicità. Amici di Cuochi e Fiamme, oggi se siete stati con noi avrete arricchito il vostro menù di casa con un sacco di ideine, perché le nostre concorrenti sono state bravissime. Letizia per ora conduce 22-21 su Rita, poco si sono superate a vicenda, prima una e poi l'altra. Il tema finale in questa maratona gastronomica era il carpaccio. La prova è sempre la stessa: presentazione, non si mangia, si guarda e si dice che... Allora, prima ancora di presentarla, tu hai fatto una scelta intanto di abbinamento di gusti che mi piace molto. In realtà poi hai usato questo peperone che io adoro nei colori, quindi il giallo e il rosso alternati in questo modo, su questo piatto bianco, e qui e poi c'è questa bottarga tagliata sottile sottile, a me piace davvero tanto. Tra l'altro hai scelto anche quindi il piatto giusto. Quindi pochi grassi, pochissimi, sì. Leggerissimo, ma tanto sapore, perché la bottarga è bella, sì. Saporita, il tonno affumicato è molto buono, mm-hmm. E magro. E allora, colori, indubbiamente, come si suol dire, una tavolozza vegetale che sembra quasi viva, è tridimensionale di fatto. Indubbiamente il suggerimento dello chef di lucidarla all'occhio con un po' di vinaigrette non era assolutamente nient'altro che un'aggiunta positiva. È un bel colpo d'occhio, sicuramente. Fa gola? Mm-mm. Sì. A me piace molto il discorso dell'incrocio tra vegetale e piatto, cioè questa idea di peperone tagliato in modo che va in trasparenza, quindi alleggerisce molto il piatto, per evidenziare quella che è la forma plissettata così del piatto, e quindi molto spazioso, molto aereo e molto colorato, molto bello. Grazie. Bene, passiamo a Rita. Sempre il carpaccio, ovviamente lei ha fatto un qualcosa di molto più giocato sull'animazione, quindi farfalline fatte con il tonno e il sedano, ha fatto una mini coccinella, ha fatto anche dei fiori. Allora, questo piatto infatti tu l'hai dedicato a tua nipote, effettivamente è molto più giocoso ed è molto più infantile rispetto al precedente. Mi piace l'idea di usare il carpaccio come la farfallina in questo piatto, però c'è qualcosa secondo me di troppo che disturba un po' lo sguardo, nel senso che comunque al di là del gioco mi deve venire voglia di mangiarlo. E allora ad esempio questa decorazione con il limone al centro, ci sono forse un po' troppe cose, anche il peperone lì come contenitore, delle due solamente questo piatto, ma solamente con le farfalline. In effetti, proprio perché è dedicato ad un infante, probabilmente per la sua elementarità va apprezzato. Concordo con la Shuramachi che quello dà più senso, invoglia di più all'addentare, all'assaggiare, al provare. Questo forse potrebbe essere un centro tavola se non fosse alimentare, però mi piace perché è più basic, tanto quelle sono le forme, difficilmente si può scappare, forse perché è triangolare, forse perché è animato. Potrebbe se togli la coccinella, so. Sposti il fiorellino, lo chiami, vieni a vedere la mia collezione di farfalle, potrebbe essere un antipasto romantico. Romantico. Che poi noto un escamotage nel papillon, c'è anche uno stuzzicadente, infatti c'è, come ha fatto a far passare un sedano. Devi cambiare la lente però, questi giorni, gnaffo. Costante. Pensavi che avesse passato un sedano dentro una fetta di un mese? Ho dei problemi. Ha studiato. No, è simpatico soprattutto nella parte papillon. Poi anch'io sono d'accordo con Chiara che ci sono degli elementi che sono fatti bene, ma che forse così si presta un po' col mondo dell'edibile, cioè non mangio la scorza di limone e sono una decorazione, però tutto sommato ha una sua gradevolezza. Ok. Voti, voti, Celeste per Letizia che è in vantaggio di un punticino.
che ha detto solo sì e no, perché però alla fine ha fatto dei bei piattini. È che mi intimidisci, ecco, colpa qual è la mia, verità. Lo sapevo, sapevo. Per poi passare al piatto di Rita. A 11 per Letizia, 35 a 32. Sono felice lo stesso. Brava, brava. Posso dirla l'età? Questa ragazza ha 61 anni. Beh, bene. Ma dove? E io 47. E io 47. Bene, verremo a mangiare da voi perché avrete delle pozioni magiche per la gioventù. Ti porti a casa un kit di cuoche fiamme stupendo. Seguitemi, seguitemi, perché adesso voliamo insieme alle farfalle a guardarci bene da vicino questi carpaccetti. Perché sai che ti dico? Sposto questi due o tre chiodetti di garofano per non forarmi la lingua e questo io me lo spolvero. Ma visto che non è educato a mangiare davanti a voi, aspettiamo tranquillamente e vi diciamo che domani siamo qua ancora una volta a spiegarvi delle belle ricettine. Chi vince porta il kit di cuoche e fiamme, chi perde porta il kit che conosce, vai, ciao, capito? Un altro tipo di kit. Un complimenti, Bippo, ma tutte e due, ragazzi. Che meraviglia. La testa ancora giocosa. Quella è fondamentale. Complimenti, ragazzi.